Ciao, questo video è la prima parte di una conversazione, una chiacchierata che ho fatto con Christian, appunto di Piper Aquarium, in cui abbiamo parlato di tutte le specie di betta presenti in Thailandia. La chiacchierata è venuta fuori, è uscita molto lunga, e quindi abbiamo deciso semplicemente di spezzarla a metà, in cui nella prima metà parliamo di tutte le specie appartenenti al complesso Splendens. Mentre nella seconda metà parleremo di altre specie appartenenti a complessi diversi. E ti ricordo che tutte le specie che abbiamo nominato potrai trovarle ovviamente in acquisto nel sito della Mangrovia e inserendo il codice PLATAI potrai avere ovviamente un omaggio col tuo acquisto, omaggio che alcuni di voi potranno veramente confermare essere molto molto gradito. Niente, buona visione e al prossimo video. Ciao a tutti, oggi siamo qui con Christian di My Perai Aquarium e siamo qui per parlare dei betta che provengono dalla Thailandia. In questo video vorremmo farvi una disamina su tutte le specie presenti nel territorio thailandese e in cui Christian ci racconterà le loro differenze, come riconoscerli e da dove provengono. Ciao Christian e grazie di essere qui. Ciao Andrea, grazie a voi, è sempre un piacere e nulla, possiamo provare a procedere a fare questa disamina su tutte le specie che si possono trovare di betta, ovviamente, qua in Thailandia. Mi piacerebbe iniziare con i più classici, quindi i più conosciuti, quindi quelli appartenenti al complesso Splendens. Facciamo Perfetto. un piccolo cappello introduttivo dicendo che appunto i pesci che appartengono al complesso Splendens sono tutti pesci che condividono delle caratteristiche molto simili e che fino a pochi anni fa erano addirittura tutti sotto un'unica grande specie, cioè quella del Betta Splendens, e sono stati riclassificati in anni molto recenti, quindi parliamo dagli anni 70 in poi, con alcune specie addirittura proprio negli ultimi Negli 5-6 anni. ultimi anni, 12, 2017, cioè sì. Le caratteristiche che hanno in comune questi pesci sono quelle di essere dei costruttori di nido galleggiante, quindi sulla superficie. E ovviamente hanno tutte delle caratteristiche anche morfologiche molto simili, quindi un corpo affusolato, delle colorazioni molto simili, quindi con un corpo con una colorazione di base marrone-brunastra, con più o meno riflessi che possono essere iridescenti verdi o blu, e la presenza di bandeggi o comunque di colorazioni anche più scure o rossastre. Correggimi se sbaglio. No, 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 assolutamente tutto corretto. Sono tutti i pesci appartenenti a questo complesso presenti nel territorio thailandese, tranne una specie, il Betta Stictus, che è nel territorio cambogiano. Questa è soltanto una Esatto. differenza in realtà in termini politici e non geografici, perché comunque l'areale praticamente è molto simile tra Cambogia e Assolutamente, c'è sicuramente una, per quanto ci sia l'interruzione del Mekong, l'areale è sicuramente, si può sicuramente considerare continuativo e quindi appunto sostanzialmente non c'è nessuna differenza fra la zona di provenienza thailandese rispetto a quella cambogiana. Ed è anche il motivo per cui, nonostante comunque poi la distanza magari non sia così ridotta, ma neanche così grossa, tra l'altro, ed è per questo motivo che si può tranquillamente trovare un betta del complex Splendens anche in Cambogia. Oltretutto, in realtà sarebbero addirittura due le specie endemiche della Cambogia. Oltre allo Stictus, ce n'è anche un'altra che per il momento non è stata ancora, diciamo, precisamente classificata, e gli viene dato semplicemente il nome della località di provenienza. Comunque, anche quella specie sicuramente è sicuramente uno Splendens, cioè nel complesso, nello Splendens Complex, e nulla, appunto. Questo per dire, appunto, grosso modo, dove possiamo trovare tutte le specie dentro
il complex, complex del Beta Splendens. E mi piacerebbe appunto iniziare a parlare partendo dal capostipite del Complex Splendens, in cui appunto iniziamo a capire da dove è distribuito, quali sono gli habitat che popola e anche come riconoscerlo magari rispetto ai suoi cugini, chiamiamoli così, e per poi ovviamente ricordarvi che in realtà in Thailandia esistono anche dei betta molto diversi da quelli del Complex Splendens, di cui parleremo successivamente. Quindi Christian, dove possiamo trovare? Dove è distribuito il Betta Splendens? Ok, allora il Betta Splendens, che è il betta da cui poi si sono originate, diciamo, il 90, forse più, per cento di tutte le varietà che poi conosciamo oggi, nel senso dal Betta Splendens sono stati selezionati i primi, quelli che qua chiamano Placa Chin, cioè per loro sono cinesi, ma in realtà no, ovvero i Betta Pignavelo, tra le prime diciamo varietà morfologiche diverse dal cosiddetto placaccio, il classico betta dal corpo leggermente tosto con le pinne corte, e le prime colorazioni, che non è un caso che siano state il rosso e il blu, cioè quelle proprio più classiche, perché come più o meno direi tutti noi sappiamo, il Betta Splendens ha di base queste due a questi due colori, ovvero il rosso e il blu. A seconda poi dell'individuo può essere più o meno distribuito in maniera marcatamente uniforme, infatti troviamo proprio una bella distinzione tra la parte blu e la parte rossa, in altri individui può essere leggermente più sfumata questa marcatura e può anche non esserci, e diciamo che da lui, quello appunto più diffuso, più classico, si sono poi riuscite a selezionare tutte le altre varietà che noi conosciamo, perlomeno questo fino a una decina, quindicina di anni fa, quando poi, e ne parleremo dopo, sono entrate in gioco in maniera più selettiva e con maggior consapevolezza anche tutte le altre specie di betta presenti qui in Thailandia. Da lì si sono appunto individuate, selezionate e poi fissate tutte le cosiddette iridescenze metalliche che, ricordiamo, nel Betta Splendens non sono presenti. Esattamente, esattamente. Quindi diciamo che ha un primo impatto rispetto, oltre ai colori comunque che lo identificano molto facilmente, oltre alla diffusione, quindi anche la provenienza, chiaramente nel centro della Thailandia uno si aspetta di trovare soltanto il Betta Splendens. Quindi già questo è un modo molto semplice per poter identificare senza nessun tipo di problema. Però diciamo che, come dicevo prima, la totale assenza di iridescenze metalliche e quella distribuzione della colorazione molto marcata fanno sì che uno non possa avere dubbi nella sua identificazione. Dal punto di vista geografico, il Betta Splendens lo si trova direi principalmente, ma non esclusivamente, ok? In tutta la parte centrale della Thailandia, fino a le mappe normalmente lo fanno arrivare fino a, diciamo, tre quarti della Thailandia al nord, sempre rimanendo abbastanza centrali, mai troppo verso i confini. In realtà sicuramente è molto presente anche all'estremo nord, sempre nord-nord, non verso est, quindi lo si può trovare anche in zone dove normalmente non viene segnato nell'estremo nord, ma c'è, e anche nella parte, per chi guarda ipoteticamente una cartina, sinistra rispetto a Bangkok, nel senso che si trova anche un po' più a sud rispetto all'areale, quello classico, non verso est, cioè verso la parte della Thailandia che confina con la Cambogia, ma verso ovest, ovvero la parte della Thailandia che poi prosegue per unirsi alla penisola malese e abbastanza vicino al Myanmar, alla Birmania. Esattamente. E l'areale praticamente
più caratteristico del Betta Strondens. Poi probabilmente, per esempio, è molto comune, tra virgolette, in natura a Singapore. Sì. Ma è stato chiaramente importante. Rilasciato. È rilasciato, chiaro. Se non ricordo male, ha una sua certa diffusione anche in alcune zone del Sud America. Sì, se non ricordo, tipo Santo Domingo, so che è molto presente. Domingo, forse anche a Tobago, non vorrei dire qualcosa di impreciso, però è perché poi ai sudamericani il betta piace tantissimo. Soprattutto la versione Fighters, ovviamente, di cui magari poi se vuoi raccontarci cosa sono e come riconoscerli, ne parliamo. Si chiama Android, può essere? Sì, esatto, esatto. Vero? Mi sembra di ricordarlo. Sì. O anche Pitbull li chiamano, Betta Pitbull. Sì, è vero. Loro, sì. E quindi so che è diventato abbastanza diffuso anche in natura, anche in alcune zone del Sud America. Niente di diverso su di quello che si può vedere, al contrario, per esempio se vai a Giacarta, in tutti i canali che circondano e attraversano la città, è super pieno di guppi. Che ovviamente sono stati rilasciati volontariamente o involontariamente, insomma, da... Che sono andati talmente avanti nelle riproduzioni che praticamente se tu vai lì a testare da questi canali guppi, tiri fuori selvatici. Ah, ok, interessantissimo. Loro, beh, è stato parecchie volte di Giacarta, loro addirittura li testano, li fanno per sfrugare un attimo e li vendono come cibo per pesci. Ah beh, sì. Esatto. Magari arriva, perché magari arriva, portiamo trigo, una robana, pesci un po' grossi, sono, però, quando li vedi nelle vasche, sono dei guppi selvatici, tra virgolette, ovviamente, bellissimi. Sì. Perché a furia di hanno riperso tutte le selezioni spinte, sono tornati con la livrea selvatica, quindi non sono poi così dissimili dagli handler. Sì, certo. No, insomma, queste cose, per quanto belle per l'ambiente, sono sicuramente molto... affascinanti, molto sì. Tornando al Betta Strondens, a me piacerebbe comunque sottolineare il fatto che, avendo una reale distribuzione così comunque ampia, è possibile notare anche delle differenze morfologiche abbastanza evidenti anche tra zone comunque diverse, come ci fossero delle popolazioni diverse. Dei vari... Per quello, secondo me, è molto importante preservarlo ancora il betta ed evitare magari reintromissioni in natura di esemplari di selezione che sappiamo che purtroppo possono succedere, anche perché magari tutti questi esemplari di Splendens, che adesso sono popolazioni diverse, potremmo poi scoprire che sono magari delle specie diverse addirittura, come appunto stavi raccontando che stava già succedendo con... Esatto. No, assolutamente. Popolazioni diverse ce ne sono, non hanno caratteristiche eccessivamente marcate, però diciamo che indiscutibilmente vero trovare appunto popolazioni dove il blu è molto più marcato, proprio a zone, cioè da quella zona lì il blu è molto più marcato, mentre altre dove la stessa cosa avviene per esempio per il rosso. Quindi sicuramente appunto ci sono queste sottopopolazioni che sicuramente per quanto possibile sarebbe il caso di preservare e eventualmente anche avere un approccio nei confronti di questi pesci un pochino più scientifico, cioè provare effettivamente a capire se si tratta sempre dello Splendens, che si è suddiviso in varie sottopopolazioni, quindi varie, diciamo, tipologie di geografiche differenti, quindi neanche a livello di sottospecie, proprio appunto dimorfismi geografici di colorazione differenti, oppure se invece si tratta appunto sempre dello Splendens, oppure se si tratta appunto di addirittura specie differenti.
Il Betta splendens, tra l'altro, appunto, stavamo parlando che è stato anche allevato appunto per i combattimenti. Ci vuoi raccontare com'è un Betta Fighter, cioè quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono rispetto al classico splendens comunque? Allora, per quanto riguarda la forma in senso stretto, è molto molto simile a quella dello Splendor, la Ok. forma del corpo. Le pinne sono molto più corte e la colorazione di base è, diciamo, un blu molto intenso che può tendere a seconda degli individui o al grigio o al marrone. O appunto addirittura al nero, ma comunque un colore di base sempre molto molto scuro. Negli individui in cui questo colore è particolarmente scuro, i bordi, quelli che nello Splendor potrebbero essere tendenzialmente rossi, nei Fighter, che qua vengono chiamati Look Mo, Attack Look Mo, possono avere delle iridescenze sul platino o sul bianco. Quindi Wow, molto c'è un belli. certo contrasto in una zona, pardon, in zone delle pinne molto ridotte, però c'è ancora questo contrasto marcato che si può vedere molto facilmente. Sono degli atleti, perché oltre ad essere selezionati con queste caratteristiche morfologiche che ho appena detto, vengono anche allenati. Ah, interessante. Ok. L'allenamento consiste sostanzialmente in è tripartito, ovvero c'è una parte cardio, chiamiamola così, dove il fesciolino viene messo in un catino con una pompa chiaramente non forte, appena si dà un certo tipo di, una certa quantità di movimento, ma non esagerata. Per 10-15 minuti in un senso e per 10-15 minuti nell'altro. Il pesce, effettivamente, essendo sottoposto a corrente, inizia a nuotare in senso contrario e si robustisce moltissimo la parte delle pinne pettorali. Infatti, quando si guarda un fighter, si vede che è molto grosso a livello di pinne pettorali, tutta la parte sottostante la bocca. E questo è un tipo di allenamento. L'altro tipo di allenamento è, in termini boxistici, potrebbe essere chiamato sparring, Ok. ovvero viene introdotto in vasche con dentro tantissime femmine, in modo tale che non succedano eventi cruenti, nel senso che chiaramente essendoci questa sovrabbondanza di soggetti, il betta non se la prende mai con uno in particolare. Sì, ma continua a Continua a dividere. dividere, esatto, che poi è la stessa cosa che si fa con i cicli africani, per esempio. Un aumento della popolazione è anche abbastanza importante in acquario per suddividere l'aggressività, per parcellizzarla. Quindi passa continuamente da una femmina all'altra, femmine chiaramente non stanno lì a farsi mordere, quindi scappano, rispondono tutto, e in questo modo per loro è un ottimo allenamento per migliorare i riflessi. Ok. L'ultimo allenamento è meccanico, cioè vengono introdotte nelle vasche delle foglie, spesso di banano, che il betta a cui il betta a cui insomma, il betta gradisce mordere, ecco, e questo tipo di frizione continua fa sì che gli si affilino un po' di più dentro, Ah, interessantissimo, interessantissimo. in modo tale da renderlo più performante per quanto riguarda appunto il boss. Qua in Thailandia questo tipo di incontri sono diffusissimi, senza entrare nel merito della questione, perché insomma, No, non ci compete. direi che non ci compete, anche inutile, però mi è capitato di assistere a diversi incontri, perché comunque si trovano un po' dappertutto,
Devo dire che sinceramente non, gli incontri durano, non penso arrivino al minuto. Ah, sono molto brevi. Sono molto brevi, nel momento in cui è evidente che uno dei due è più forte dell'altro, vengono sospesi e separati, anche perché ogni betta ha in sé un pool genetico magari molto valido per questo tipo di cosa, e frutto magari di anni di selezione, quindi nessuno gradisce perdere il proprio pesce, uno. Due, devo dire che per quanto questa cosa possa stridere con tutto quello che abbiamo appena detto, anche chi fa i combattimenti che betta non è contento di vedere un pesce morire, quindi sono proprio cose quasi istantanee, si mettono dentro, si guardano un attimo, nel giro veramente di pochi secondi si capisce quello che avrà il predominio, si qualche morso parte, e non voglio edulcorare la cosa, cioè, un po' si menano, ecco, mettiamola così, tra l'altro apro una parentesi, per quanto riguarda i combattimenti fra i galli è la stessa identica cosa. Non vengono mai portati alla morte del gallo, sono cose proprio di per vedere quello che porta. Certo, ma nel Betta Fighters tu sai se è partita anche questa come sul Betta Show, mettiamolo, chiamiamolo così, una selezione fatta con incroci di altri esemplari, di altre specie? È stato il loro modo, ancora prima che, diciamo, gli scienziati arrivassero a descrivere le varie specie, era il loro modo per riconoscere i betta, e loro conoscevano benissimo, nel senso che sapevano benissimo che metter dentro negli incroci dei betta che arrivano dal sud, che loro conoscevano già da veramente centinaia di anni, quelli che per noi sono i betta imbellis, dava un contributo maggiore alla linea. Ok. Piuttosto se poi questi qua gli univi e i betta che arrivano proprio da Bangkok, che parliamo di betta Bacai, potevano dare all'individuo un corpo un po' più grosso, un po' più sviluppato. E così okay. Loro li conoscevano per provenienza geografica, però sapevano benissimo che non era esattamente lo stesso pesce, o meglio, era sempre un betta, vedevano che dagli incroci si potevano ottenere individui sani e addirittura fecondi, fertili, e quindi utilizzavano queste diverse provenienze per avere, diciamo, le caratteristiche migliori da questi incroci. Hai citato appunto i betta provenienti dal sud, quindi il betta imbellis. Sì. Iniziamo appunto, se hai voglia, parliamo del betta imbellis. Appunto, la sua distribuzione geografica è principalmente, da come detto, quindi il sud della Thailandia. Immagino che sfoci un po' anche nel confine malesiano. Lo passa abbastanza, non tantissimo, ma lo passa di un tot di chilometri. A livello di habitat, quindi dove... come sono fatti i corsi d'acqua dove vive? Sono simili a quelli dello Splendence? Sono in tutte e per tutte identici. Ok. Quindi diciamo che l'habitat naturale del Betta imbellis si può tranquillamente sovrapporre a quello del Betta Splendence. Come dicevi tu, la zona da cui principalmente proviene è tutto il sud della Thailandia, quella che poi appunto diventa la penisola malese, perché c'è proprio il confine più o meno a metà della penisola tra Thailandia e Malesia, e il Betta Splendens, il Betta imbellis vive in questa zona in tutta la parte centrale della penisola. Passa il confine, perché appunto per i pesci i confini non esistono, quelli esatto. Politici, e si può trovare, direi, anche un... direi anche 100-200 chilometri oltre il confine politico con la Thailandia. Anche perché è un confine esclusivamente politico, non c'è una barriera di separazione come può essere
una catena montuosa, un fiume molto grosso, e quindi lo si trova lì. Per quanto riguarda le caratteristiche, che lo possono descrivere meglio, diciamo che il Back and Bellis è immediatamente riconoscibile rispetto al Back and Splendens, sostanzialmente per due motivi, che sono quelli dal punto di vista macroscopico più evidenti. L'eridescente, che presenta quindi cominciano ad essere presenti iridescenze metalliche, okay. E la marcatura nettissima fra rosso e blu. Ok. Ovvero nel Best and Bellis la parte esterna della pinna caudale, della pinna dorsale e la parte finale delle pinne pettorali sono marcatamente rosse rispetto al resto del corpo blu metallico, con una marcatura quasi da, passami in termine, da, cioè sarebbe blue rim, in questo caso direi red rim, però proprio da bordatura rossa. Che tra l'altro, è anche molto evidente nelle femmine adulte. Ok. Anche la femmina adulta ripropone la stessa marcatura della parte più esterna delle pinne, e fa sì che sia una delle, diciamo, poche femmine di bestia selvatico immediatamente riconoscibile anche un occhio meno esperto e meno attento. Cioè, una femmina di Best and Bellis si vede subito. Quando è adulta, quando è, diciamo, dai 6 mesi in poi. Ok. Perché poi okay. Sono già adulti e pronti a riprodursi anche dopo i 3 mesi tranquillamente. Però non in tutti gli individui questa marcatura è così evidente. Ok. Passati sente evidente in tutti, e oltre al bordo, anche le femmine presentano, non così evidenti come nel maschio, ma presentano dei riflessi, delle iridescenze metalliche. Ok. Prima hai... Scusa. Chiudere anche da un punto di vista, del nome locale. Allora, volevo farla prima, la faccio adesso. Sì. Tutti, diciamo, lo sappiamo, lo faccio adesso, in thailandese il betta è il plakat, che significa semplicemente pesce che è morto. E allora sono tutti plakat, perché sono tutti pesci che ovviamente morto. Il betta in bellis per loro è il plakat thai. Ok. Thai in questo caso non è thai, cioè Thailandia, ma è thai, che significa sud. Ah, ok, interessantissimo, ok. Quindi per loro l'imbellis è il plakat thai. Ok. Con l'ai molto stretto e detto velocemente. Non voglio, mi confondo mille volte anch'io, non è facile sempre sentire queste piccole differenze. Per noi piccole, per loro sono evidentissime, che si stanno dicendo due parole completamente diverse. Però diciamo che per loro l'imbellis è giustamente il betta del sud. Mentre lo Splendens è semplicemente placato. Placato. Okay. Lo chiamano placatlang, ovvero centrale. Clan significa centrale, perché appunto il thailandese ufficiale c'è la Pata Clan, cioè la lingua centrale, quella di Bangkok. Però diciamo che sostanzialmente nessuno lo chiama così, anche se ogni tanto viene identificato in questo modo. Diciamo che quello è il Pata. Ok. Prima hai citato il Betta Machaiensis. Quindi ti chiedo se mi sai dire anche qua se ha un nome particolare identificativo in thailandese, e poi ne parliamo. Allora, il Betta Machai, che se non ricordo male è stato identificato nel 2012, può essere? Sì, ricordo anch'io 2012. Esatto, quindi molto recente come... di essere scoperta. Oltretutto
la cosa abbastanza incredibile è che vive praticamente a Bangkok. Cioè, non è che è stata una specie trovata in cima alla montagna, dietro una... Era sotto casa proprio. Era sotto casa. Loro lo chiamano Betta Mahakai. Mahakai è semplicemente il nome di una località che è a Bangkok, cioè non proprio in città a Bangkok, è un po' spostata verso ovest, nella è a metà tra la provincia di Bangkok e nell'area di Nakhon Pathom. Ok. Però è un'area, anche se appunto siamo leggermente fuori Bangkok, non immaginatevi cioè, la giungla di Sandokan. È un'area estremamente antropizzata e una presenza umana, penso, da 15.000 anni. Ecco. Sì. Eppure, nonostante questo, è stato individuato e identificato in tempi molto recenti. E comunque, insomma, è bello diverso dallo splendore. Esatto. Intanto ha le famose iridescenze metalliche, le stesse che si possono trovare nel Bethlehem Valley. Non ha rosso. Il colore di base è fra il verde e l'azzurro. Devo dire, tutto sommato, quando l'esemplare adulto è un po' dominante, anche molto molto evidente, è un pesce molto bello. Infatti ci sono due piccole sottopopolazioni, una con la coda normale, l'altra con la cosiddetta spade tail, cioè la coda. Ah, ok. Sì. Appunto, la caratteristica principale, diciamo che oltre al fatto che appunto non c'è il rosso, e questa è una delle caratteristiche più evidenti, oltre ad avere appunto le iridescenze metalliche che lo distinguono dal Betta Splendens, la coda ha un disegno molto particolare che lo caratterizza molto bene. È come se fossero, non saprei bene come descrivere, però diciamo come se fossero delle fiamme stilizzate concentriche. Mm-hmm. Che seguono proprio i raggi delle pinne con una forma un po' allungata, e quella è proprio la coda tipica del Betta Marta. Okay. Troviamo un disegno non così distante anche nello smaragdina, non nel guitar, poi ne parliamo dopo, nello smaragdina classico. Però ecco, il Betta Machai, anche lui è un altro Betta che anche un occhio non super allenato si riesce facilmente ad individuare. Come poi di quasi ogni bestia, sono state nel corso del tempo selezionate delle colorazioni, ed esiste anche qualche ibrido, principalmente degli imbelli. Per fare un esempio, il Mahakai è normalmente reperibile come Mahakai classico, ovvero con una colorazione di base tendente al verde. Esiste anche il Mahakai blu, quindi è stata selezionata una colorazione dove il blu è molto più intenso. Esiste anche, meraviglioso, il Mahakai copper. Chiaramente queste sono colorazioni selezionate, certo. Non si trovano anche se nelle popolazioni naturali di Mahakai ci sono naturalmente, ma infatti è partita da lì ovviamente la selezione, ci sono naturalmente degli individui con un verde molto più accentuato ed altri dove questo verde tende molto al blu, e da lì certo. Partiti per la selezione. Avendo un areale di distribuzione comunque così piccolo rispetto agli altri suoi cugini, appunto, immagino che sia anche la specie un po' più a rischio di comunque estinzione o comunque più... Se non ricordo male, il classificato come endangered, ovvero compromesso a rischio. In questo caso sicuramente non per il prelievo a fini acquariologici, per gli acquari insomma, ma per, come dicevo prima, la fortissima antropizzazione di quell'area. Ogni giorno
ettari su ettari vengono bonificati, costruiti e così via. Anche se ci sono nella zona di Massa e di Macompaton ancora tantissime aree dove ci sono coltivazioni e dove un pochino si sta cercando di mantenerle un po' più in consenso, proprio perché si sta cominciando a capire l'importanza, anche in zone molto antropizzate, di mantenere delle aree non sono propriamente aree naturali. In altri casi sì, sulla Thailandia tantissime aree protette dove appunto non ci sono letteralmente parchi nazionali, esattamente come quelli che potrebbero esserci in Italia. Nel caso del Bessa Maasai no, perché gli è capitato di nascere e specchiarsi a due passi da Bangkok, e come se si pretendesse, che ne so io, di fare un'area naturale a Gallarate. Sì, chiaro, è impossibile. Ormai cosa puoi fare? È tutto costruito, cosa fai? No, cioè, ovviamente... Sì. Gallarate per specchiare Bangkok, Maasai, Milano, un altro posto vicino. Però ormai è così. Però quel poco che si riesce a fare lo si sta facendo, e in questo caso devo dire che le popolazioni in cattività mantenute wild, ovvero mai incrociate, sono tantissime. C'è tantissima gente che l'allea, non così tanta, però c'è tanta gente che l'allea, c'è tanta gente appassionata, c'è tanta gente che le sta mantenendo in cattività assolutamente pure, per quanto la cattività possa garantire una purezza genetica. Però diciamo che sostanzialmente sì. Quindi un giorno, volendo, si hanno veramente tantissimi individui da poter rimettere nell'ambiente. Speriamo. Anche speriamo. Se non è che poi è tutt'altro che sparito, è ancora presente, ci sono dei siti dove è tanto abbondante. È chiaro che però questo è uno spaccato di oggi. Prima la mia non era un'iperbole, ovvero ogni giorno centinaia di ettari vengono costruiti, come è successo da noi 50 anni fa e sta succedendo qua, cioè, paesi in cui l'economia è in continuo progresso, sono paesi emergenti, e cosa si può fare? Chiaro, chiaro. Solo che siccome adesso la flessibilità non nostra, ma di tutti, è diversa rispetto a quella di 50 anni fa, diciamo che però queste cose ciclicamente saltano fuori, e quando è possibile anche il governo patriandese è abbastanza sensibile, quando si può si interviene e si cerca un attimino di... Beh, interessante, cioè è una buona notizia comunque. Certo. E parlando di specie di recente scoperta, o comunque ad oggi, quindi parliamo del 2022, una delle ultime classificate appunto è il Siam orientalis. Se non ricordo, sì, dai, se non ricordo male. E, che anche questa, tutto sommato, non è molto lontana da Bangkok, e comunque dalle zone più antropizzate. E niente, quindi ti chiedo, ci racconti dove è distribuito? Immagino che gli habitat, comunque, dove i corsi d'acqua che popolano siano tutti sempre molto simili, quindi con acque molto calme. Esatto. Quanto riguarda appunto i pesci del complesso Flandens, hanno tutte caratteristiche, a parte il Maasai, sinceramente, che si trova spesso e volentieri anche in acqua blandamente salmastra, e quindi non abituato, perché anche gli altri lo farebbero, però diciamo che in natura vive in condizioni leggermente diverse rispetto a quelle degli altri Flandens, degli altri Bessa, vabbè, francesi. Diciamo che per quanto riguarda tutti gli altri, le caratteristiche dell'acqua e ambientali sono tutto sommato tranquillamente sovrapponibili. Tornando alla tua domanda, ovvero della testa Siam orientalis, allora, dal punto di vista morfologico è molto 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 simile al Bessa Endemica. Tant'è che in esemplari giovani è anche abbastanza difficile identificarli con sicurezza.
quando cominciano ad arrivare a un'età che possiamo identificare dai 6 mesi in su, quindi dove tutte le caratteristiche psicocromatiche morfologiche ormai sono ben evidenti e sviluppate, ok? Il Beta Siam Orientalis rispetto all'Imbellis ha la zona dell'opercolo e la maschera facciale marcatamente più scura. Ok. Chiaro che questa cosa si vede bene in individui ben acclimatati e a loro agio, perché se sono magari post trasporto o appena stati pescati o banalmente gli è appena cambiato l'acqua, sappiamo benissimo che i colori tendono a scemare, diventano meno intensi, e quindi queste caratteristiche tendono un po' a sfuggire. Ci sono altre piccole caratteristiche che lo possono identificare, però è veramente roba da lente di ingrandimento. Ok. Diciamo okay. Che a una prima occhiata, se uno vuole avere il trucco per identificare facilmente in Siam Orientalis rispetto a Imbellis, in condizioni ottimali, e la faccia molto ok, semplicemente molto molto più scura. Questo tipo di riflessi più scuri in realtà poi si distribuisce anche sul resto del corpo, ma non è così evidente. Quindi comunque tendenzialmente è un animale più scuro rispetto agli altri appartenenti al complesso. All'Imbellis è un animale più scuro. Una piccola digressione per quanto riguarda il nome. Sì. Ovvero, innanzitutto colgo l'occasione, ma non è un errore. È come ci hanno insegnato a chiamare le cose. Siam non esiste. Ok. Vero. Quello che noi chiamiamo il gatto, non so, il gatto siamese, l'Ethal Zorincus siamensis, è il nome latino, però appunto poi ci torno, il regno siamese, il regno del Siam. La parola sostanzialmente è corretta, ma è completamente sbagliata nella pronuncia, perché sono stati gli inglesi per primi a dare una scrittura alla parola. Ok. Adesso ci arrivo. Si dice Siam. Ah, Siam. Se un inglese vuole scrivere Siam, come lo scrive? Siam. Siam. Chiaro, certo. Questo crea, secondo me, vabbè, si può dormire sereni lo stesso, però questo crea secondo me una situazione un po' irrisolvibile per quanto riguarda i nomi scientifici. Perché sono scritti in latino e quindi... Capito, sì. Le Palzorintus siamensis, tu lo devi pronunciare siamensis, perché è in latino e va pronunciato certo. Così. Però gli inglesi volevano che suonasse Siam Ensis. Certo. Così come il Siam Orientalis. Forse il nome che volevano dargli era Siam Orientalis. Ok. Certo. E quindi il suo nome comune in thailandese è Beta Siam, siccome Siam. No, il nome comune è thailandese è Sawan O. Sawan O. Sawan O. Okay. Che vuol dire letteralmente è il sole che si tira fuori. Ok. Cioè oriente. Ah, bellissimo, bellissimo. Thailandese est è Sawan O. Ok. L'ovest è Sawan So. Okay. Il sole so che cade proprio quando cade qualcosa si dice so. Ok, interessantissimo. Nomi per dire est e ovest. Quindi per loro è giustamente il placat dell'est. Ok. Per identificarlo da un punto di vista geografico da partina, il Siam Orientalis è proprio qua da, di qui dove vivo io. Mm-hmm.
guardando Bangkok, scendendo a sud, verso destra, quindi verso est, andando verso la zona della Thailandia, che andrà a confinare con la Cambogia, principalmente nella provincia di Chiantao, okay, che esattamente come Mahathai, è una zona super mega industriale, antropizzata, che però nel suo interno ha tantissime aree ancora abbastanza wild, molte di queste tenute a risaia, altre invece proprio molto, molto selvatiche, molto selvagge. E il, se non ricordo male, ma poi magari mi dobbiamo verificare se non sbaglio, nel 2017 dovrebbe essere. Sì, ricordo anch'io un numero così, sì. È stato per la prima volta descritto il Bethlehem Orientalis, che anche lui molto simile al Bethlehem Bellis, però marcatamente, immediatamente riconoscibile rispetto al Betta Maasai e il Betta Splendens, propriamente detto. Perfetto. Un Betta molto bello, ancora molto diffuso, forse perché non è ancora molto conosciuto. Sì. E, esatto. Diciamo che il suo massimo lo dà appunto quando passa i 6 mesi di vita, dove tutte le colorazioni, tutte le caratteristiche vengono appunto spinte al massimo e diventa un pesce veramente bellissimo, molto molto bello. Forse la sua scarsa anche diffusione è dettata dal fatto che ha dei cugini molto più appariscenti in termini di colori, tra cui ad esempio il Betta Smaragdina, che potremmo introdurre se hai voglia di... Certo, primo. Secondo, secondo me risente anche un po' dell'essere, diciamo, l'ultimo arrivato. Anche, beh, chiaro, sì. Poverino, anche per quello probabilmente, allora. E non è neanche facile, per quanto sia tutt'altro che raro, in commercio non è molto diffuso. Ma sai che io l'ho visto spesso venduto con i nomi nei listini di tuoi colleghi non tanto bravi, con ancora nomi sbagliati. Cioè, quando poi tu lo vedevi, tu dicevi, questo non è un Imbellis. Cioè, quindi spesso no, vengono commercializzati da persone che mai non li conoscono, visto che è nuova come specie. Diciamo che, guarda, sì, certo, l'errore che vedo più frequentemente in giro sulle stocklist, chiamano a caso, cioè Betta Imbellis, Betta Maasai, Betta, senza neanche arrivare al Siam Orientalis, che già tra virgolette quasi troppo esotico, no? Poi dopo in realtà sono i fighter. Ah, ok. Brutte copie dei fighter. Certo. Magari la farm, se non se ne intende tanto, chiama l'allevatore, dice, ce l'hai Betta selvatici? Sono questi. Poi in realtà non c'entrano niente con i Betta selvatici veri, anche perché comunque anche quello è un fattore discriminante, parlandoci chiaramente, la differenza di prezzo è abissale. Cioè un Betta selvatico non può costare meno di un tot, okay, che non è una cifra così bassa. Quando trovi Betta selvatici proposti a tra virgolette centesimi, chiamiamoli così, non sono selvatici, ma neanche selvatici d'allevamento, magari lo fossero, a quel punto andrebbe benissimo. Sono proprio errori, ok, perché non può essere diversamente. Quando trovi un Betta selvatico in una stocklist, deve costare tanto. Mm-hmm. Allora, sai che probabilmente ti arriva sì, un Betta selvatico, come detto, però... vabbè. Il Betta smaragdina... Esatto. Che... è la zona appena indicata. Andiamo un po' più a nord... E qui mi piacerebbe appunto parlarne con te, molto interessante, perché è l'unico che ha delle sue, non lo so, sottopopolazioni, sottoinsiemi, delle caratteristiche comunque molto nette e distinte
Certo. Quindi appunto lascio la parola a te, raccontaci chi è e da dove viene. Allora, qua, partiamo questa volta prima dal nome. Ok. Il Betta Cassina, qua viene chiamato Betta Isan. Isan è semplicemente l'area geografica da cui viene. E tutta quella macroarea della Thailandia nord-orientale che viene chiamata Isan. Tra l'altro è anche sostanzialmente l'unica parte della Thailandia dove viene quasi parlata un'altra lingua. Ah, ok. Dell'Isan, del thailandese Isan, è veramente per loro è mutualmente intelligibile. Però è sostanzialmente abbastanza diverso, tant'è che si parla di lingua Isan. Ok. Anche proprio nel parlato comune, oltre la pronuncia e la cadenza, che possono sempre variare un pochino o di tanto, esattamente come i dialetti in Italia e così via, nella lingua Isan ci sono proprio parecchie parole diverse. La struttura della frase, la sintesi uguale. Però ci sono parecchie parole anche nel vocabolario di città di uso comune molto diverse. Mm-hmm. Beh, sì, potrebbe essere appunto un dialetto molto antico come da noi, immagino un... Sì, esatto. Anche perché poi quell'area lì in realtà è sempre scambiata nel corso dei secoli con Laos e Thailandia. Ah, ok. Quindi si sente molto dell'influenza del... anche dalla Cambogia. Ok. A seconda dell'espansione dei successi dei vari regni, cioè dal regno Khmer, poi si è ritirato il regno thailandese, poi è diventato più importante, si è espanse, l'ha inglobato, poi è stata la volta dei regni laotiani che si sono espansi, hanno preso quella parte di Thailandia per poi essere rispostati dopo il Mekong e così via. Questa cosa ha fatto sì che appunto effettivamente quella parte della Thailandia ha una lingua così, non così distante dal laotiano centrale, cioè dalla lingua Lao che si parla esattamente di fronte a loro dall'altra parte del Mekong, e la parte sud di quella regione, che è molto vicina alla Cambogia, ha un dialetto che è sostanzialmente cambogiano. Ok, ok. La loro lingua è un cambogiano un po' sporcato dal thailandese. Tant'è che per me risulta completamente incomprensibile. Ma attenzione, anche per gli altri thailandesi, chiaramente molto di meno rispetto a me, chiaramente. Però sono proprio distinzioni linguistiche molto marcate. Vabbè, tornando a noi, tornando al Betta Smaragdina, come giustamente spiegavi tu, si possono individuare molto, in maniera molto evidente tre sottopopolazioni. Lo smaragdina standard, che diciamo, se dovessi descriverlo, potrei descriverlo come un Maasai più snello, con la pinna anale molto più tendente al marrone, soprattutto negli individui adulti, e una colorazione di base verde-blu, comunque abbastanza simile al Maasai. Anche lui ha comunque delle iridescenze metalliche. Questo è lo smaragdina classico. Mm-hmm. Uno degli smaragdina, in realtà secondo me è uno dei Betta più belli, okay. È la sua variante guitarra. Ovvero, nello smaragdina guitarra, Litar non è un termine scientifico, è solo per identificare questa sottopopolazione. Nei raggi della pinna caudale si formano delle linee concentriche, mm-hmm. che sommato ricordano la parte centrale della chitarra. Certo. E attenzione, quelle linee così marcate e concentriche, che vanno chiaramente ad allargarsi man mano che la coda si allarga, sono anche la base delle
linee che caratterizzano gli alien. Ok, ok. Che poi volevo infatti poi chiederti bene di parlarmene. Adesso abbiamo ancora soltanto altri 500-600 bestie da descrivere, poi arriviamo all'alien. Quindi, insomma, per la settimana siamo a posto. No, ecco perché, appunto, anche in Thailandia gli alien vengono chiamati alien. Oh, ah, ok, ok, interessante. Chiamano tutti alien. Però il nome con cui, a livello, tra virgolette, ufficiale, perché qua c'è anche un ministero che si occupa ogni tanto di queste cose, no? Wow, wow. Il Department of Fisheries, che 3-4 anni fa ha fatto diventare il BEPFA come prodotto nazionale. Ah, bellissimo, ok, questa è una cosa interessante. BEPFA è una cosa che ufficialmente caratterizza la Thailandia. Questo è interessante. A livello ufficiale. Esatto. Diciamo che appunto il nome vero ufficiale del BEPFA, alien, è Lai Thai. Lai Thai, ok. Lai significa strisce, quindi identificano. Ci sono anche, è un piatto molto tipico qua, la Khoi Lai. Sono delle vongole caratterizzate da queste creature. Queste creature sono molto simili a quelle dell'alien. Quindi Lai Thai, ovvero striato thailandese. Ok. Sarebbe il nome proprio quello preciso e giusto dell'alien. Tornando al nostro amico Smaragdina, oltre alla variante guitarra, che tra l'altro non è ben collocabile in una zona precisa. Cioè si può trovare a spot diversi? Si può trovare a spot. È sicuramente una caratteristica genetica non dissimile, chiaramente molto differente dal punto di vista morfologico, ma come, diciamo, manifestazione non è poi così dissimile da quello che può essere il gene che porta lo spade tail. Ah, ok, ovvero, sì. Una tantum compare all'interno della popolazione, non avendo evidentemente particolari handicap dal punto di vista evolutivo, non viene scartato e quindi viene mantenuto e continua a comparire. Quindi a livello di popolazione questo tipo di caratteristica può comparire a massimo, indipendentemente dal luogo di provenienza. Discorso diverso invece per lo smaragdina Buriram. Ok. Buriram è una cittadina all'interno della provincia, all'interno della zona dell'Itan. Forse ne parlavamo anche l'altra volta. È una cittadina poi molto famosa. È una cittadina molto piccola, anche molto, molto bella, tra l'altro, un sacco di templi molto antichi, di rovine. È un po' considerata, per chi ha dimestichezza con queste cose, un po' la Yuttaya dell'est. Ah, wow, quindi è molto importante, antica come città, dici? Esatto, sì. Era la vecchia, vecchissima capitale del Siam, del regno Siam, e ancora adesso è un sito archeologico estremamente importante, con tantissime rovine di templi, molto bello. Tutti quelli che vengono in Thailandia assolutamente consiglio di andarlo a visitare perché ne vale la pena. Buriram è una micro Yuttaya, quindi è famosa per quello, ma è anche molto famosa per l'autodromo. Ah, ok. C'è una tappa del moto GP, moto mondiale, adesso non lo so perché sinceramente non seguo, che è proprio a Buriram, ed è anche l'autodromo thailandese più famoso, dove anche i thailandesi stessi appassionati di motori vanno lì a correre. Quindi una cittadina che ha avuto una grandissima espansione collegata a questa tipologia di turismo. Da questa zona è endemico lo smaragdino Buriram, che in tutto e per tutto è simile allo smaragdino, non il diparcolo classico,
ma la colorazione di base è molto, molto, molto più tendente, chiara e tendente all'azzurro. Ok, quindi è netta, cioè si riconosce proprio netto. Uno è grigio-verde, poi anche come per il Marciaccio, la smaragdina, poi è stato selezionato con blu, verde, copper e così via. Però la smaragdina classica è, diciamo, verde-blu scuro con la parte finale della pinnanale più scura, tendente al marrone. Molto bene. Nel Buriram questa distinzione è meno marcata e il colore di base è un azzurro, poi a seconda dei soggetti, è un azzurro dal normale a un azzurro molto molto chiaro. Wow, figo, figo, Si figo, vede proprio, figo. si riesce proprio a vedere, si individua molto bene. Parlando appunto di esemplari delle colorazioni così interessanti e ricollegandomi a quello che hai detto tu, mi piacerebbe introdurre il discorso dei Battalion. Visto che so che conosci di persona la farm che ha selezionato per la prima volta i Battalion, mi piacerebbe se riuscissi a raccontarci un po' co cosa sono e da cosa sono caratterizzati, anche magari se sai bene da quali incroci derivano. Dunque, stavamo parlando degli alien. Come ho spiegato precedentemente, appunto, il nome, quello ufficiale, Leitai, anche se vengono, appunto, come dicevo, anche qua in Thailandia, chiamati da tutti alien, alien. Partiamo prima dalle colorazioni. Gli Sì. alien esistono sostanzialmente quattro colorazioni, che sono la verde, un verde proprio verde molto acceso, quella blu, un blu sostanzialmente elettrico, una cosiddetta colorazione steel, ovvero un grigio metallico molto molto, anche quello è un colore un po' meno appariscente se vogliamo rispetto agli altri due, ma sicuramente non meno bello, perché gli alien steel quando sono belli sono proprio dei pesci molto molto belli. E poi la colorazione cosiddetta come negli altri, la copper, ovvero tendente al rame, al marrone, insomma. Sono, come spiegavo prima, contraddistinti da queste bande, da queste linee, che sono presenti sia sulla pinna dorsale, forse in maniera un po' meno evidente, però nei soggetti belli sono ben visibili anche sulla pinna dorsale, sicuramente presenti ben formati sulla pinna caudale. La morfologia del corpo rimane molto simile a quella dei Betta selvatici, splendendo in questa parte. Diciamo quindi una forma del corpo un po' più allungata, meno tutta e per quel che vuol dire questo termine, un po' più elegante, diciamo. Ok. Ricorda, esatto, il corpo dello smaragdina, un po' più allungato, un po' meno affusolato e anche dell'imbellis, ecco. Da dove arrivano gli alien? Sono un cosiddetto triple cross breeding, che sono Ok. frutto di incroci. Può avere origini leggermente diverse, però diciamo che una base di partenza per un alien può essere un imbellis sperma Asai e questa F1 per smaragdina. Oh, ok. Ultimamente sono stati introdotti anche per fare gli incroci di Stiptox, per questo apporto di livrea metallica, se vogliamo, probabilmente anche maggiore rispetto agli altri due. Ci sono varie strade per arrivare a fare gli alien, però diciamo quella classica è quella che ho appena menzionato. Alla domanda che penso che molti si faranno, cioè possono due alien dare alien? La risposta è sì, assolutamente sì. Cioè se uno compra un maschio alien, una femmina alien o alleva, seleziona una coppia, i figli daranno dei figli
alien. Uguale ai genitori. Ah, ecco, uguale ai genitori. Con una piccolissima differenza. Gli F1 che vengono fuori da questo tipo incrocio di base sono un po' più belli. Bisogna dare atto a questa cosa, sono più belli, un po' più belli. Perché i figli che vengono fuori da una coppia di alien sono normalmente un po' più tossi. Ah, ok. Perdono quel corpo un po' allungato che caratterizza gli alien. E poi, questo ne posso parlare per esperienza personale, rispetto al tipo incrocio, la fitness è decisamente più bassa. Qui sono anche poco fertili. Sono, non posso dire con certezza se sia minore la fertilità o se sia più difficile lo sviluppo della larva. Ok. Non posso dire cosa sia uno, cosa sia l'altro, però diciamo che rispetto a, diciamo, da un F1 che arriva fuori da un tipo incrocio, se si hanno a covata, non so, 100 esemplari che arriveranno all'età adulta bene, da una riproduzione fatta da una coppia di alien direttamente, secondo me non arriviamo a 30. Molto, molto inferiore. È molto più basso, è molto più basso. Ah, sì. In generale, i betta selvatici hanno, rispetto a quelli selezionati, per quanto possa sembrare controintuitivo, però hanno una fitness più bassa. Producono meno esemplari adulti alla fine. Sì. Esatto. Qua potremmo anche forse riallacciarci a quello che nell'altra nostra chiacchierata, cioè è difficile capire se in realtà è l'esatto contrario, ovvero con la selezione spinta dei betta si è andati a prendere man mano quelli che davano naturalmente più prole, quindi magari la situazione più naturale è quella dei selvatici. Però diciamo che questo tipo questa fitness più bassa negli alien lo diventa, se si fanno riprodurre, appunto come dicevo prima, direttamente due alien, diventa ancora più Estremizzata, marcata. Più... sì. Però, si può assolutamente fare. Ed è molto interessante vedere come mantengono esattamente ed esclusivamente le caratteristiche dei genitori. Quindi non c'è un ritorno magari a un betta molto più simile allo smaragdina piuttosto che allo splendens, piuttosto che al maciai. Beh, sono ovvio. Posso sbruttare il Io prima, posso ma... incrociare colori diversi? Posso fare, ad esempio, steel con verde o... Si può fare e diciamo che... Anche lì una cosa un po' particolare, cioè in alcuni casi c'è evidentemente Allora, la colorazione dei betta in questo caso direi che può essere governata da codominanza, ovvero uno blu e uno verde da un verdino. Per esempio, il copper non viene fuori. Ah, quindi lui viene proprio cancellato. Cancellato, Cioè, a livello chiaramente fenotipico, ovviamente, immagino. fenotipico ovviamente non viene, sono sicuramente due caratteri recessivi che vengono fuori soltanto in caso di omozigosi, ecco. Però sono diciamo mie deduzioni, che tutto sommato penso anche che siano giuste, però non ho nessuna particolare base genetica a livello di analisi per poterlo dimostrare, però seguendo le leggi della genetica classica e osservando che comunque il corpo non ti viene fuori, giustamente uno dice Chiaro, quello chiaro, c'è chiaro, stato. chiaro. La codominanza non può essere prevista perché va un po' contro le leggi classiche della genetica, però sappiamo che c'è. Effettivamente se uno è giallo e uno rosso viene fuori arancione, insomma,
Sì, sì, sì. Vuol dire che... esatto, esatto. E poi rispettiamo con le basi della, della tavolozza dei colori primari, ecco, rispetto a questo tipo di fenomeno genetico. Con gli alien, che sono quindi l'ultima, passami il termine, scoperta o invenzione comunque riguardanti il complesso Splendens, mi piacerebbe poi quindi chiudere questa analisi di tutto quello che è il complesso per passare a dei pesci molto più diversi, sempre appartenenti al genere betta e anche molto meno conosciuti. Vedremo che ci sono diverse specie di betta, in questo caso sono tutte incubatori orali, ma che appartengono a dei complessi diversi, nonostante in realtà condividano una zona comunque geografica molto vicina e che macroscopicamente comunque si assomigliano anche abbastanza, anche se poi vedremo che delle differenze ci sono, ma sono molto meno conosciuti e sono sempre appunto di betta thailandesi. Le specie in questione che conosciamo al momento sono 4, 5, comunque vabbè, adesso le nominiamo. Mi piacerebbe partire magari da quelli meno conosciuti per poi arrivare al più conosciuto, poi dimmi tu se preferisci altri ordini, e magari anche da quelli che hanno delle caratteristiche molto particolari, come ad esempio il betta pollon, che se vuoi introdurci. Pensavo la caratteristica particolare era ad esempio la dimensione, che sono, uno pensa ai betta, dei pisciolini. Se mi permetti, volevo soltanto aggiungere una cosa sugli alien. Certo. Certo. No, allora, c'è una domanda che mi viene fatta spesso, e questa forse è l'occasione. Appunto, volevo aggiungere soltanto una piccola considerazione sugli alien, perché in tantissimi mi chiedono, mi fanno questa domanda, e forse in questa occasione, per quelli che ci ascolteranno, potrebbe essere appunto una buona, un buon momento per dare la risposta. Molti hanno paura che gli alien siano pesci delicati e difficili da mantenere, no? Forse perché sono nuovi, forse per un po' di, hanno questo nome un po' esotico e tutto. Per quanto riguarda la mia esperienza, probabilmente fra tutti i betta che esistono, l'alien è quello più robusto e più rustico. Ma dai! Sono resistentissimi, molto molto semplici da mantenere, chiaramente non vanno mai trattati, però rispetto ad altre specie sono molto meno sensibili ai valori dell'acqua, mangiano di buon grado di tutto e sono forti, sono pesci proprio molto forti, nonostante siano ibridi. L'alien è un pesce, tolto il costo, che potrebbe essere comunque anche abbastanza elevato, perlomeno rispetto agli altri betta, eventualmente un neofita potrebbe tranquillamente approcciarsi all'allevamento dei betta con degli alien. Sì. Beh, a parte che comunque sono molto appariscenti, quindi immagino che possano anche appagare un neofita che magari può essere semplicemente avvicinato a dei colori. Poi si dice che sono anche rustici, belli, resistenti, penso che sia il compromesso perfetto. Sì, sono super, super resistenti. Super. Sì. Allora a questo punto ne approfittiamo per dire dove possono comprare dei Betalien chi ci segue. Io ho un nome, se vuoi, che forse lo conosco. Tu. ovviamente potete trovare tutti i pesci che abbiamo citato dalla mangrovia, che citeremo, certo, che sono ovviamente tutti i pesci che arrivano direttamente dalla Thailandia e anzi direi direttamente da Christian, che è qui con noi, e li potete trovare quindi disponibili dai ragazzi della mangrovia. Li trovate già belli, in forma, già mangianti, come si suol dire, e soprattutto selezionati da qualcuno che comunque questi pesci li ha a cuore, li alleva anche direttamente. Alcuni che potrete trovare
sono addirittura proprio nati a casa di Christian, quindi... Noi proprio li alleviamo direttamente, e l'unica cosa che ci tengo a precisare, al di là di tutto, ecco che per quanto ci sono tantissime altre realtà, qua in Thailandia, che lavorano bene, diciamo che da noi il cliente finale può avere la certezza di avere, faccio un esempio, se vuoi comprare una coppia di Imbellis, le nostre femmine sono sempre soltanto di Imbellis. Questa cosa per i Maciai, stessa cosa per tutti. Non abbiamo quell'usanza di questo marchio anche abbastanza fastidiosa della femmina o la prima che capita. Certo. Siamo tantissimo, è una parte che io reputo estremamente importante il nostro lavoro, e anche se dovesse succedere qualcosa e vi manca una femmina, anche se tutte le altre sono giovani, noi se non siamo certi al 100%, o se manca, perché può anche mancare, piuttosto non la mandiamo. Le nostre coppie di wild, di selvatici, sono tutte al 100%, passami il termine, matchabili, ovvero hanno tutti la loro femmina giusta. Questa è una cosa fondamentale, e oltre ad un'etica lavorativa, immagino che cioè, è anche fondamentale per chi vuole approcciarsi a questo hobby e sa realmente quello che compra e avrà, e soprattutto poi magari un domani diffonderà dei pesci reali, perché se ad esempio dovessi acquistarli, li compro per Imbellis e poi magari non lo sono, i futuri nati che avrò io inconsciamente distribuirò dei pesci che non sono realmente loro. No, esatto, sia un neofita che anche un hobbista più ferrato, che alleva da tanti anni, sicuramente non ha piacere poi nel ricevere una coppia, tra virgolette, sbagliata. Anche certo. Perché comunque, a parte poche caratteristiche che ho elencato prima, bisogna andarsi la fiducia. No? E quindi bisogna avere, appunto, a monte della catena qualcuno che se ne occupa direttamente e cerca di fare del proprio meglio, come facciamo noi. Certo. Ecco, dopo questo break pubblicitario, io e Christian ci andiamo un attimo a fare merendina e poi ci sentiamo per... Adesso in una location un posto un po' più luminoso, perché come avete visto sta tramontando il sole, qua è una cosa molto veloce, infatti sto notando adesso che è praticamente notte, e quindi ci riprendiamo fra poco con un po' più illuminati. Va benissimo.